madre tierra reveló su vientre. Ha rivelato il suo ventre. In suo corazón. Nel suo cuore. Donde está residiendo el señor Nishingadeva. Dove risiede il signore Nishingadeva. Y donde también vamos a inaugurar mañana la cueva del Shikshastakam. E dove domani inaugureremo la grotta del Shikshastakam. Frente la cascata della misericordia. Davanti alla cascata della misericordia. Poki namo mahavandanyaya krishna prema padayate krishnaya krishna chaitanya namne guru tvishe namaha. You can call it the mahavandanyaya cascata. Ma potete chiamare cascata del Mahavandanyaya. Because you said it in English. So we're supporting it. You are triggering two different files. Yes. And Balaram can do the German. Eso nos hace llenar el corazón con profunda alegría. Ci riempie il cuore con profonda alegría. Porque el viento de la madre tierra no es tan fácil de encontrar. Perché il ventre della madre terra non è così facile da trovare. Para entrar en este refugio. Donde todas las locuras mentales tienen que no tienen ninguna importancia ya. Per trovare questo rifugio dove tutte le pazzie della mente non hanno posto. Es un poquito como la experiencia de un temazcal. È come l'esperienza? De un temazcal. Di una sauna naturale. Di una sauna naturale. Donde uno entra in una cueva hecho con el calor de la tierra. Dove si entra dentro una grotta fatta con il calore della terra. Bueno. Muchas gracias a Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada y todos sus discípulos. Grazie a Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta e a tutti i discepoli. El otro día yo leí una biografía. L'altro giorno ho letto una biografia. Escrito por un erudito. Scritta da un erudito. Un erudito. Sobre el movimiento de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Sul movimento di Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y él en una frase dijo: el Gaudiya Math se rompió en pedazos. E lui ha detto in una frase che la Gaudiya Math si è spaccata, si è fatta a pezzi. Y más o menos se acabó. Ed è più o meno finita. Y después. E poi. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Revivió esto y lo hizo lo que realmente debería ser o había podido ser, etc. L'ha fatta rivivere e l'ha resa quello che poteva essere. Io me molesté con esta declaración. Mi sono infastidito con questa dichiarazione. A pesar que el autor del libro es muy amigo mío. Nonostante l'autore del libro sia un grande amico mio. Un conocido, un buen conocido. O meglio, un buon conoscente. Dice, si el Gaudiya Math se hubiera acabado. Se la Gaudiya Math fosse finita. Eso sería muy triste. Questo sarebbe molto triste. Per tutto l'esforzo che il suo guru hizo per fondare questa missione. Dopo tutti gli sforzi fatti dal guru per creare questa missione. E come è che del Gaudiya Math nascono tante missioni diverse? Com'è possibile che dalla Gaudiya Math sorgessero tante missioni diverse? E ellos todos siguen con gran fuerza hoy en día. E tutte queste continuano oggi con grande forza. Inclusive, ellos continuano
continua il mucho trabajo che Prabhupada ha cominciato. Loro anche proseguono il lavoro che Srila Prabhupada ha iniziato. Esempio è il lavoro che hizo Srila Bhaktivedanta Purimaj in Messico, in Italia, in Spagna e anche in Austria. Questo è per esempio il lavoro che ha fatto Purimaj in diversi paesi. E lo che Srila Sridharmaj hizo e molti altri acharyas. E quello che tanti altri acharya hanno fatto. Como por ejemplo Srila Bhaktivedanta Mala Maharaj y su asociado íntimo Srila Bhaktivedanta Maharaj, ellos también estaban en la pura vanguardia del expandir de conciencia de Krishna. Ecco, iniziamo con i nomi dei grandi Vaishnava che io non ho citato. Quindi come questi altri Vaishnava che ha citato Guru. La razón que yo doy este ejemplo a ustedes. Il motivo per cui do questi esempi es para decirles que en conciencia de Krishna hay de aprender de amar a todos los Vaishnavas. Perché nella coscienza di Krishna bisogna imparare ad amare tutti i Vaishnava. No debe cometer el error pensar yo amo uno o dos Vaishnavas, por eso a los demás ya no me importa. Non bisogna commettere l'errore di pensare io amo uno o due Vaishnava e per questo degli altri non mi importa. Hay de aprender esta lección. Bisogna imparare questa lezione. Apreciar lo que hacen los demás. Apprezzare quello che fanno gli altri. Aunque tú lo harías diferente. Anche se tu lo faresti diversamente. Tú tienes un derecho de hacer las cosas diferentes. Tu hai il diritto di fare le cose diversamente. Pero Vaishnavismo significa que no tienes el derecho de minimizar lo que hace el otro. Ma Vaishnavismo significa che non hai il diritto di minimizzare quello che fanno gli altri. Chaitanya Mahaprabhu dice, quando tu estás dispuesto a offrire rispetto a tutti gli altri, senza esperare rispetto in ritorno per tu rispetto come un intercambio, ahí tu puoi entrare in conciencia di Krishna. Chaitanya Mahaprabhu dice che quando tu puoi fare gli omaggi agli altri senza aspettarti gli omaggi in cambio, allora puoi entrare nella coscienza di Krishna in modo felice. E se tu non eres felice, come vas a essere felice a altri? E se tu non sei felice, come puoi rendere felici gli altri? Eso non le va a funzionare. Questo non funzionerà. E come tal? E in questo modo? Sería algo che fracasará. Sarebbe un insuccesso. Yo quiero ofrecer mis más humildes reverencias. Voglio offrire i miei più umili omaggi. A estos grandes maestros. A questi grandi maestri. Que llevan el nombre Prabhupada. Che portano il nome di Prabhupada. ¿Qué significa Prabhupada? Cosa significa Prabhupada? Prabhupada quiere decir aquel en cuyos pies muchos otros maestros se reúnen. Prabhupada significa quello ai cui piedi molti altri maestri si riuniscono. Mm? Eso può essere in tamaño chico, mediano o gigante. Questo può essere in piccole, mediane o grandi misure. In il caso di Srila Bhakti Rakakshita Maharaj foi esempio. Il caso di questo Vaishnava è stato un esempio. Srila Sridharmaraj. Perché non solamente i suoi fratelli si riunivano allà, ma posterior molti altri acharyas e predicatori del mondo arrivarono a suoi piedi per ottenere il suo rifugio. Perché non solo i suoi fratelli hanno preso rifugio in lui, ma anche tanti altri maestri e acharya. E nel caso di Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, también se podia vedere questo. Anche nel caso di Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj si poteva vedere questo. E in altri casi, posteriormente, también apparecía hasta cierto punto che gurus con sus discípulos buscaron inspiración y guía en la compañía de otros Vaishnavas. E anche in altri casi è successo che maestri spirituali hanno preso rifugio in altri guru. Pero eso no es común.
Ma questa non è una cosa comune. Son muy especiales. Sono molto speciali. ¿Y qué califica a ellos? E cosa li qualifica? Bueno, en cierta forma, digamos, esos son escogidos por Krishna mismo. Questi sono scelti da Krishna stesso. Pero una cosa es que ellos saben entusiasmar a todos. Ma una cosa è che loro sappiano entusiasmare tutti. Ellos apoyan las identidades individuales. Loro sostengono le identità individuali. Hay algunas personas cuando se quieren, cuando se encuentran con usted, ci sono alcune persone che quando ti vedono te quieren quitar la identidad tuya. Vogliono levarti la tua identità. Como lo tuyo no vale nada. Dato che siccome il tuo non vale, la tua identità non vale niente. Pero ahora que viniste a mí, ma adesso che sei arrivato da me, a través de mí, attraverso di me, tú vales algo. Tu cominci a valere qualcosa. Pero lo tuyo no tiene identidad separada. Ma di per te stesso non hai identità di valore. Y eso no es muy apreciado. E questa non è una cosa molto apprezzata. Es una tortura. È una tortura. Quando a me quieren quitar mi identità. Quando vogliono togliermi la mia identità. Io sono mia identità in certa forma. Io sono la mia identità. Claro, sì, es una falsa identità. Certo che se questa è una falsa identità. Se il guru mi può cortare la falsa identificazione. Se il guru può togliermi la falsa identificazione. Alguien dice, io sono europeo. Se uno dice, io sono europeo. Tu eres un brutto explotador colonialista, sin vergüenza. Tu sei un brutto sfruttatore colonialista senza vergogna. Ma se vale di non sentirsi europeo. È meglio se non si sente un europeo. Se quieres tener una identidad espiritual. Se vuoi avere una identità spirituale. Ese ya es un ataque directamente, ataque al ego falso della illusione. Questo è un attacco al falso ego dell'illusione. Però, se alguien dice io sono un servitore di Krishna. Ma se qualcuno dice io sono un servitore di Krishna. O io sono un devoto di Dio. O io sono un devoto di Dio. Io tengo una certa fede in Dio. Io ho una certa fede in Dio. Io non le posso quitare questo a un'altra persona. Questo non può essere tolto. Se io quito questa altra persona, questo si vuole una tirannia nel mondo delle emozioni trascendentali. Se io levassi questo, diventerebbe una tirannia nel mondo delle emozioni trascendentali. Delle emozioni trascendentali. Perché cada uno in sua identità si sostiene e si mantiene e cresce. Perché ognuno nella propria identità si sostiene, si mantiene e cresce. E sente la sua felicità. E sente la sua felicità. Che è un predicatore. È un predicatore. E tiene una identità tan forte. Ha un'identità così forte. Che dice a usted. Che dice. Venga. Vieni. Quiero compartir algo muy bello mio. Voglio condividere qualcosa di molto bello. Tengo algo tan prezioso. Qualcosa di veramente bello. Y le quiero mostrar si me permites. E te lo voglio mostrare se me lo permetti. Este va a ser lo tuyo más grande y más bello. Questo diventerà la tua cosa più bella e più grande. Ah, in esa mentalidad uno es bienvenido. In quella mentalità tutti sono benvenuti. Y uno puede compartir cosas muy valiosas. E si possono condividere cose di grande valore. Sin una relazione di apprezzo interno. Senza una relazione di apprezzamento interno. Las cosas no entran. Le cose non entrano. El mismo sonido entra por una oreja y sale por la otra. Il suono stesso entra da un orecchio e esce dall'altro. Y eso sería una gran tristeza. E questo sarebbe una grande tristezza. Una perdita di tempo. Una perdita di tempo. Por eso es muy importante que uno aprecie a los demás con lo que a ellos resulte forma de su identidad.
Per questo è importante che noi apprezziamo gli altri nella loro identità. Es lo que calificó a los que saben animar a los demás en su vida espiritual, en su sendero. Questo è quello che ha qualificato coloro che sanno animare gli altri nel loro cammino spirituale. Y ese es el significado de la palabra Prabhupada. E questo è il significato della parola Prabhupada. Por eso se llama Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Jiva Goswami Prabhupada, Rupa Goswami Prabhupada y otros. Per questo che tutti questi grandi Vaishnava hanno il titolo di Prabhupada. Bueno, el punto principal de esa introducción hoy Il punto principale di questa introduzione di oggi es solidaridad y aprecio. è la solidarietà e l'apprezzamento. Cuando tú aprecias a otra persona, Quando tu apprezzi un'altra persona, también puedes ser solidario con su meta. puoi anche essere solidario, solidale con la sua meta, il suo fine. Y la meta de nosotros, todos los esfuerzos que hacemos, es entusiasmar a la gente que ellos dicen, yo también quiero ser devoto de Cristo. E la nostra meta, il nostro obiettivo è entusiasmare tutti gli altri per portarli a dire anche io voglio essere devoto di Krishna. Quando un devoto vede questo, Quando un devoto vede questo, su corazón regocija. il suo cuore si ricrea, Y dice sí, e dice sì, lo quiero tener, voglio averlo anch'io, lo quiero compartir. voglio condividerlo. Es una alegría muy grande, È una grande allegria. Per para no decir lo más grande de la vida. non dire la cosa più grande della vita. Perché Porque lo que Prabhupada y Krishna nos dan quello che Srila Prabhupada e Krishna ci danno es tan, tan, tan importante. è così importante Que hasta funciona en el momento de la muerte. che funziona addirittura nel momento della morte. Quiere decir de otras situaciones desagradables anteriores. E che dire di altre situazioni sgradevoli anteriori alla morte? Cuando uno está en conexión con lo que uno añora, tiene una gran fuerza interna. Quando si è in connessione con quello che uno desidera, si ha una grande forza interiore. Es como algo, cuando el camino y el destino es lo mismo. È come dire che il cammino e il destino sono la stessa cosa. Queremos cantar puramente. Vogliamo cantare in modo puro, Pero es difícil cantar puramente. ma è difficile cantare in modo puro. Pero uno canta puramente cuando uno trata de cantar puramente. Ma uno canta in modo puro quando ci prova. Por eso si estoy cantando, ya llegué. È per questo che basta cantare per riuscirci. Por eso siempre cantamos Hare Krishna en todas maneras posibles, Japa, Kirtan, Harinam. È per questo che cantiamo Hare Krishna in tutti i modi possibili, col Japa, nel Kirtan o nell'Harinam. O en las conferencias. O nelle conferenze. Por ejemplo, cuando yo doy una conferencia, Per esempio, quando io do una conferenza, ofrezco mis más humildes reverencias a Prabhupada. offro i miei umili omaggi a Srila Prabhupada. Hazme un instrumento de su amor. Rendimi uno strumento del tuo amore. Yo sé que tu amor es el amor de su guru, es el amor de Prabhupada, de Bhakti, Siddhanta Saraswati. Io so che l'amore di Srila Prabhupada è l'amore del suo guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Y todo lo que ofrecemos a nuestra parámpara va a ser disfrutado por todos. Tutto quello che noi offriamo alla nostra paramparà sarà utile a tutti. In coscienza di Krishna, quando tu complaces un guru, complaces todos los gurus. Nella coscienza di Krishna, quando compiaci un guru, li compiaci tutti. Y recibe la bendición de toda la parámpara. E ricevi le benedizioni di tutta la paramparà. Por eso, cuando aprecias lo que otros Vaishnavas hacen,
Per questo quando apprezzi quello che fanno gli altri Vaishnava, automaticamente? Automaticamente? Muchas bendiciones te están llegando. Ti arrivano molte benedizioni. En esas bendiciones son lo que le dan la alegría. Quelle benedizioni sono quello che ti danno l'allegria. Yo me nutre. Alegría, yo. Yo me nutro. Io mi nutro. De su alegría. Della vostra allegria. De su participación. Della vostra partecipazione. Para lo que yo te entrega. Per quello che io vi do. Es apreciado. Se quello che io vi do è apprezzato. Alma no es mío. Come? Además no es mío. Per di più non è mio. Pues algo que yo deseo que fluya por mí. Ma è qualcosa che io desidero che scorra attraverso di me. Yo añoro que alguien fluya a través de esta insignificante persona a tus oídos y adentro le causa una revolución. Io desidero che qualcosa scorra all'interno di me, ai vostri orecchi, e vi provochi una rivoluzione. Io non chiedo se talco ni deodorante. Non voglio essere né talco né deodorante. Algo no, per tappare algo che huele feo un ratico. Un deodorante per coprire un odore sgradevole. No. Yo quiero entrar en usted a través del sonido y causar una revolución espiritual ahí. Voglio entrare dentro di voi attraverso il suono e provocare una rivoluzione spirituale. Porque el mundo necesita una revolución de amor. Perché il mondo necessita di una rivoluzione d'amore. Chaitanya Mahaprabhu vino a traer una revolución del amor. Chaitanya Mahaprabhu è venuto a portare una rivoluzione d'amore. Nityananda se le ha empoderato della missione dell'amore. Nityananda è potenziato dalla rivoluzione dell'amore. Il Prabhupada è il rivoluzionario pleno. Srila Prabhupada è il rivoluzionario autentico. Srila Prabhupada hizo cosas que son inéditos. Srila Prabhupada ha fatto delle cose nuove, innovative. Come per esempio arrivare alla Università Harvard in una conferenza e dire a tutti i professori che ustedes mantienen qui un matadero di almas. Come per esempio andare all'Università di Harvard e in una conferenza dire a tutti i professori che mantenevano un mattatoio di anime. Y después comprobárselos. E dopo dimostrarglielo. Claro, al final de la conferencia todos deberían dejar el trabajo en Harvard y llegar a ser discípulos de Prabhupada. Alla fine della conferenza tutti i professori avrebbero dovuto licenziarsi e prendere rifugio in Prabhupada. Diventa discepolo di Prabhupada. Pero como mucha gente hoy en día. Ma come tanta gente oggigiorno. Ellos llevan las cosas muy superficiales. Loro portano cose molto superficiali. Aunque escuchen una cosa y lo entienden, igual siguen con los viejos costumbres. Anche se ascoltano un messaggio lo comprendono, continuano con le vecchie abitudini. Por eso siempre hay que buscar los devotos que están adelantados y que son muy amorosos y muy deseosos de ayudar a los demás. Per questo bisogna cercare i devoti che sono più avanzati e molto benevoli e sempre disposti ad aiutare gli altri. Eso se llama solidaridad. Questa si chiama solidarietà. Regalar amor. Regalare amore. Regalar sonrisas. Regalare sorrisi. Extender la mano a los demás para hacer el círculo de la protección. Estendere le mani verso gli altri per fare il cerchio della protezione. Porque cuando tú tienes una fuerza, una protección encima de ti. Perché quando tu hai una forza, una protezione sopra di te. Tú inmediatamente entiendes que algo está pasando muy especial. Immediatamente capisci che sta succedendo qualcosa di speciale.
algún gran regalo. Qualche grande regalo. Y ese gran regalo. E quel grande regalo. Viene de Sisi Radha Shamsunda. Viene da Sisi Radha Shamsunda. A través del maestro spirituale. Attraverso il maestro spirituale. Nadie che predica deve pensare. Nessun predicatore dovrebbe pensare. Esse lo mio. Questa è opera mia. Che io sto intrigando. Che io sto distribuendo. Todos los derechos reservados. Sì. Se quieren participar en esto les va a tocar pagar algo. Se volete partecipare dovete pagare qualcosa. También estoy muy feliz hoy en ese día traerle un regalo de vuelta. Sono anche molto felice oggi di restituirvi un regalo. Ese es un regalo que uno de los primeros discípulos de Bhaktivedanta Swami Prabhupada de Sur Europa, especialmente de España, que hizo en el inicio de la misión mucho servicio aquí también en Italia. Y con él. Questo regalo è portarvi un discepolo di Srila Prabhupada che ha fatto molto servizio nel sud dell'Europa, in Spagna e anche in Italia. Nuestro Bhakti Vedanta Siddhanti Maharaj es muy importante en toda la misión de España. Siddhanti Swami Maharaj è molto importante in tutta la missione Vrinda in Spagna. Pero también en toda Europa. Ma anche in tutta Europa. Y también hizo una gira por Sudamérica. E ha anche fatto una tournée per l'America Latina. Y también le gusta mucho Vrindavan. E gli piace anche molto Vrindavana. Mejor dicho, es uno de la gente de Mahaprabhu y Krishna. È uno degli associati di Chaitanya Mahaprabhu e Krishna. Y con él tenemos muchos planes. E abbiamo molti piani, molti progetti insieme. Pero esta vez, ma questa volta se lo trajo a usted. Ve l'ho portato a voi. Para que escuchen algo de él. Affinché possiate ascoltare qualcosa da lui. Y para que estos días. E affinché in questi giorni cumplen su propósito. Raggiungiate il proposito. De regalar mucho amor espiritual a mucha gente. Di regalare molto amore spirituale a molte altre persone. Hare Krishna. Jai. Siddhartha. 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 Siddhartha.